Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, intanto ringrazio doverosamente la conservatrice Frisone, omonima, ci piace sempre giocare su questo doppio cognome, per averci dato l'ospitalità della sala nel Museo Archeologico di Santa Corona, e ho il piacerissimo di presentare la professoressa Flavia Frisone, docente dell'ambito di storia greca all'Università di Salento, che ritorna a Vicenza, graditissima, ormai amica, non più solo ospite, e che ci parla di nuove tecnologie e antiche epigrafi da Cipriano Maffaia digitale. Il quarto appuntamento del nostro ciclo, l'archeologia e la scienza raccontano. Ci è piaciuto mettere insieme qualcosa che spesso insieme non accosta, l'archeologia e la scienza. Finalmente, dopo secoli, siamo riusciti a sfondare il muro dell'antiquaria, e soprattutto nelle epigrafi, dove spesso si vede come qualcosa appeso al muro, e come ha fatto Cipriano Maffei. Io la ringrazio e cedo la parola, perché so che le slide sono tantissime, interessantissime, e quindi buon inizio e buon proseguimento a tutti voi. Grazie a Giorgetti per questa introduzione, grazie a tutti voi di essere qui, perché è un pomeriggio molto bello, prometteva brutto, ci ha dato una bellissima giornata, e quindi mi rendo conto che è un sacrificio fatto per una buona causa, spero, e mi auguro di essere all'altezza di questo mandato di fiducia che mi date. Permettetemi prima di cominciare innanzitutto di ringraziare gli amici, voglio dirlo con convinzione, del gruppo archeologico CRT, in particolare grazie a Presti e Riccardo Zucchini, che sono stati ospiti meravigliosi, ma tutti quanti voi, permettetemi di dirvi, perché in questo ritorno a Vicenza io continuo a sentirmi in casa mia, non so proprio perché c'è un'omonimia che mi accompagna, ma perché l'entusiasmo, l'interesse, la forza di questo gruppo archeologico, che non ha poi radici in istituzioni accademiche, quindi ha a maggior ragione spontaneità e forza vitale, mi fanno sentire sempre bene. Quindi, detto questo, ma credetemi, non si tratta di un saluto formale, mi accingo a mostrarvi queste slide di accompagnamento di un discorso che è complesso e che io spero di presentarvi nella maniera più semplice, senza banalizzarlo troppo. Vedremo molte immagini di epigrafi, cercheremo di capire in tappe da quella settecentesca di Cipriano Maffei, che abbiamo già evocato, alle esperienze della nascita delle scienze dell'antichità, come Albertus Wissenschaft, e poi alle esperienze della tecnologia applicata al sapere antico, alcune tappe di un rapporto che si sta sviluppando e si sta evolvendo sulla difficile sequenza di equilibri fra la materialità della epigrafia, che è una disciplina storica, scrivevo nell'abstract, borderline, al limite dell'approccio archeologico, proprio per la potenza, l'importanza che ha la componente materiale del supporto, del pezzo iscritto, della scrittura come azione fisica
sulla pietra o sul materiale di supporto, rispetto a un percorso che con la tecnologia la sta portando per certi aspetti verso l'immaterialità. Allora, su questa sequenza a tappe e su questo rapporto un po' contraddittorio per certi versi, seguiremo una strada che, permettetemi, prenderò un po' alla larga, nel senso che non so quanti di voi, sicuramente la maggior parte, abbia familiarità con l'epigrafia, ma qualche indicazione generale forse è meglio darla. Quindi cominciamo con lo sbagliare, con le definizioni generali. L'epigrafia, qui vedete un'immagine che era quella di copertina, a me è molto cara, perché si tratta di un'iscrizione che viene da Creta, la grande iscrizione di Creta, uno dei vanti della ricerca archeologica nel campo epigrafico italiana. E in questa scrittura, che sembra quasi arcana, ma è la tipica scrittura di Gortina nel V secolo a.C., la definizione è quella che viene dal greco epigrafein, scrivere sopra, quindi una disciplina che si occupa di testi iscritti sopra materiali che ne rendono possibile la durata, quindi materiali, supporti resistenti che sono di vario genere, dalla pietra ai metalli di vario genere, alla ceramica, soprattutto per l'epigrafia che più mi interessa, che è quella greca di età arcaica. La sopravvivenza nel tempo, quindi lo studio di queste epigrafi, l'epigrafia appunto, sviluppa indagini che riguardano il testo, che può, anzi nelle prime fasi, una volta trascritto, considerarsi immateriale, ma moltissime indagini che invece riguardano il supporto, dove è stato trovato, come è stato trovato. Questa è la dimensione archeologica dell'epigrafia, diventata sempre più importante nel corso degli ultimi 200 anni. E poi la natura, i problemi di questo supporto, che spesso ci è arrivato in condizioni terribili, tali da compromettere la conoscenza stessa del testo che è iscritto sopra. La epigrafia è disciplina dello scritto su supporto durevole in rapporto a moltissime lingue, e qui vedete esempi di epigrafia distinta per area linguistica che copre, dalla epigrafia sumera, anzi ancora prima, con questa tavoletta di argilla con un testo cuneiforme che viene da Ur, siamo agli inizi del terzo millennio a.C., la famosa statua di Budea con iscrizioni, anche se cuneiformi, sulla veste del personaggio rappresentato, epigrafia con geroglifici dalla metà del secondo millennio a.C., questa statua egizia con un testo che è il racconto fatto da questo Sennefer, che era ministro delle finanze del faraone Tutmosi III, alla famosissima al famosissimo disco di argilla scritto su due facce. Qui vediamo quello A, in una scrittura che ancora non è stata decifrata, la scrittura madre della lineare B, la lineare A, trovata a Creta a Sestos, e infine la famosa stele di Nora, il testo fenicio più antico che è stato trovato in Occidente.
Oriente, si trova infatti in Sardegna, Nora, e risale al IX secolo a.C. Quindi epigrafie di vario genere che si distinguono ovviamente per il fatto di avere un rapporto molto forte con i sistemi linguistici e i sistemi grafici, quindi i sistemi alfabetici, semi-alfabetici come nel caso della stele di Nora, sistemi scrittori di vario genere come nel caso degli altri esempi che abbiamo visto. La scrittura di cui ci occuperemo è essenzialmente quella greca, quindi l'epigrafia greca. Ma per dire ancora di questa disciplina, questi scritti possono riguardare persone importanti, e qui mi piace riportare l'iscrizione di Pilato, che è così vicina alle vostre conoscenze, al ricordo di Maria Teresa Fortuna e alla sua scoperta di questo pezzo. Persone importanti come il proconsole della Galilea, persone a noi del tutto sconosciute come lo sfortunato Mnesimachos, questo sconosciuto ateniese della fine del V secolo, che non soltanto si trova raffigurato in questa specie di statuetta voodoo ritrovata in questo cofanetto di piombo dentro una tomba del ceramico di Atene, ma è il destinatario di una maledizione, di un catadesmos che è scritto sul coperchio. Di lui non sappiamo niente, ma qualcuno ce la doveva avere davvero tanto con lui. Iscrizioni che sono ancora su materiali diversi, materiali nobili come questa bellissima e importantissima laminetta d'oro, piccolissimo oggetto prezioso che doveva accompagnare nel suo viaggio per l'aldilà una fanciulla, una ragazza vissuta e morta alla fine del V secolo a Iponium, la colonia locrese dell'attuale Calabria, e il testo prezioso che dicevo di natura misterica, che è studiare significa entrare nei meandri delle dottrine orfico-pitagoriche che contraddistinsero il mondo religioso in ombra della città. Ancora metalli preziosi, e qui abbiamo un'iscrizione arcaica di VI secolo su un'ascia d'argento dedicata per la dea Hera da un personaggio dell'ambito sibarita, quindi siamo ancora nella Calabria greca, questa volta in età arcaica, ma anche supporti inaspettatamente fragili che si conservano nel tempo. Questa immagine che vedete così bella con il restauro in realtà è una rarissima tavoletta di legno dipinta, uno dei pochi oggetti dipinti che noi abbiamo dall'età arcaica greca, che raffigura la scena di un sacrificio e che viene da una grotta di ninfe nella zona fra Corinto e Sicione in Grecia, caratterizzata proprio da queste iscrizioni che vedete qui, che sono precisamente iscritte nell'alfabeto epicorico, nell'alfabeto locale corinzio. Quindi una scienza che si occupa di questa bellissima stele di frammento di una stele di marmo che viene dall'Attica, il decreto di Callicrates, un decreto di concessione di diritti particolari alle donne ateniesi in ambito delle attività sacerdotali.
con delle scritture particolarmente chiare, belle, eleganti. Ora, sebbene questo sia molto diverso dal greco che siamo abituati a leggere sui libri di scuola, questo è il greco che si scriveva nella Atene della metà del V secolo, così come quella che abbiamo visto prima era una scrittura che ci indica, che ci racconta la diversità degli alfabeti, la diversità delle esperienze grafiche nel mondo greco, una diversità che lo studioso deve conoscere, perché altrimenti non capisce niente. Infatti, se da quella chiarissima, elegantissima scrittura allineata passiamo ad esempi di scritti su ceramica, e qui abbiamo due degli oggetti tra i più antichi che riportano iscrizioni in lingua greca. In particolare, guardate questo vasetto, che è una oinocore, cioè un piccolo vaso che serviva a versare il vino, e sulla spalla ha questa scrittura retrograda che sembrerebbe altro un geroglifico, invece è greco ateniese, qui traslitterato nell'edizione, è testimonianza di una pratica, quella della scrittura, che avveniva ad opera di privati in uno spazio che non è lo spazio ufficiale, un tipo di esperienza della scrittura particolare è collegata a contesti. Questa è una gara, probabilmente una gara anche a sfondo sacro, per la quale il premio è costituito. Oppure, come in questo monumento della storia della colonizzazione greca, la famosa coppa di Nestore, una coppetta rodia con un'iscrizione che in questa bella fotografia si legge appena, che ha dovuto essere reintegrata, ma che riporta quattro versi di stampo omerico scritti nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo per accompagnare l'esperienza del simposio di un greco calcidese che viveva in un posto che, rispetto ai suoi luoghi di origine, Eretria, nell'Eubea di Grecia, era praticamente quest'area sulla luna, e si portava Omero e si portava la sua cultura di partenza. Quante cose ci dicono questi oggetti, quanto sono diversi, quanta esperienza della cultura nel campo specifico greca, ma anche di altri sistemi culturali, deve avere con sé l'epigrafista per decifrare tutto questo. Nel corso del tempo, quella scienza che era nata soprattutto in rapporto a iscrizioni su pietra, largamente visibili, documentabili, perché spesso riutilizzate, inglobate in monumenti, si è avvicinata poi sempre più all'archeologia, non soltanto perché i rinvenimenti sono spesso collegati agli scavi archeologici, ma perché decifrare queste scritture, come questo famosissimo oggetto che è un Aribalus contenitore di oli profumati, premio di una gara che viene rappresentata qui, una gara di danza, di salto, di giovani corinzi al suono del flauto, è raccontata in qualche modo, viene dato il nome del flautista, ma anche del ragazzo Pirmias, che è questo qui che sta facendo il salto, che ha vinto la gara. O questo famosissimo Dinos di un pittore ateniese, detto il vaso è Dinos Estain, che riporta le didascalie dei personaggi Ebe, Dioniso,
che compongono una illustrazione, una teoria di divinità che si reca al tranzo nuziale, alla festa nuziale di Pelio e Tempi. Dicevo, sempre più elementi connettono soltanto la scrittura, il ritrovamento dell'oggetto, ma i complessi elementi informativi che ci vengono dalle iscrizioni al sistema di esperienze conoscitive che possiamo chiamare archeologia, se non vogliamo chiamare archeologia soltanto la mera azione dello scavare, ma un'indagine integrata sul mondo antico. Quindi le forme degli oggetti e le forme delle lettere, la natura degli oggetti, la posizione della scrittura, tutti elementi formali e sostanziali che costituiscono l'arte del decifrare i messaggi a differente livello e però importanti in una ricostruzione storica globale. Adesso è così. Per lungo tempo la storia dell'epigrafia è passata attraverso canali diversi, vi dicevo, l'epigrafia su pietra essenzialmente, ma soprattutto un racconto di oggetti che venivano dal passato di cui si aveva scarsa esperienza. Vederli, renderli noti, una cerchia di eruditi che avevano amore per il passato, era spesso il privilegio di pochi fortunati che avevano la possibilità di viaggiare nel Mediterraneo, e uno dei più illustri tra questi è Ciriaco d'Ancona, che vedete qui raffigurato, e di cui vedete raffigurati i disegni di alcuni monumenti visti in giro per il Mediterraneo con iscrizioni. Vedete su questi, queste trapezioni antiche, su questa che probabilmente è la torre dei venti di Atene. Ciriaco d'Ancona è probabilmente il primo erudito dell'Occidente ad avere contezza e a darci una narrazione compiuta del Partenone, quindi di quello che c'era nella Atene perduta alla memoria della cultura occidentale. Quindi una realtà del mondo antico che non aveva matericità, ma che a poco comincia ad acquistarla nel corso del tempo. E qui veniamo al nostro punto di partenza, così vicino, Cipione Maffei, nobiluomo e importante figura della cultura tra 600 e 700, non soltanto per il Veneto, per la sua natia Verona, ma per l'intera cultura italiana. Pensate, fu l'organizzatore di quella che doveva poi diventare l'Università di Torino, e che ricordiamo qui come punto di partenza di questo percorso verso la tecnologia della epigrafia. Perché? Perché tecnologia, nell'orizzonte di cui stiamo parlando, i primi del Settecento, quando appunto le iscrizioni se le mandavano disegnate, trascritte, trasformate, falsificate di eruditi nelle loro lettere, comincia a diventare, proprio con Scipione Maffei, qualcosa di legato a un sapere concreto, a una esperienza concreta. A lui si deve per primo il progetto, che non verrà realizzato ma sarà grandioso, condiviso con Ludovico Antonio Novatori, di creare una grande collezione nella quale fossero registrate tutte quante le epigrafi
che al tempo potevano essere conosciute, greche e latine, soprattutto latine, perché essenzialmente pensate che Cipriano Fei riteneva che più o meno esistessero, fossero note 2000 iscrizioni greche. Oggi negli archivi digitali più completi ne abbiamo 178.515. La volontà di dare il corpus della conoscenza epigrafica ai potenziali studiosi, ma anche l'innovativa idea di dare il corpo delle iscrizioni a chi volesse conoscere, cioè di creare questo museo lapidario veronese che avrebbe poi preso il suo nome, che sarebbe diventato un punto di riferimento per gli studiosi viaggiatori che andavano anche alla ricerca di questi documenti del passato e che così potevano vederli con i loro occhi, toccarli. Ed è proprio di Scipione Maffei l'intuizione che si dovesse dare una guida, un'istruzione a come maneggiare, a come riconoscere i falsi dai veri, a come distinguere, classificare. La classificazione in realtà è il primo passo della procedura scientifica. E quindi la tecnica dell'organizzazione, la metodica dell'organizzazione, in qualche modo li possiamo considerare il primo passo di una tecnologia epigrafica in uno studio che fino a quel momento era stato pura erudizione, nel quale l'iscrizione greca, l'iscrizione latina, tutto quanto confuso, perché la storia poi la facevano i grandi autori del passato, che andavano letti e mai trasformati. La Ars Critica Lapidaria è proprio questo testo, questo manuale nel quale si ritrovano i primi fondamenti del metodo per lo studio delle epigrafie, e la conservazione di questi documenti veniva in qualche modo indirizzata verso una distinzione operativa per quelle che poi si sarebbero chiamate le classi epigrafiche, cioè i tipi di documenti, i tipi di linguaggi. La eredità del Museo Lapidario Maffeiano è viva tuttora e mi piace mostrarvela in questa immagine che viene da internet. Vi presenterò tutta una serie di fermo immagini di screenshot, perché non sapevo se sarebbe stato poi possibile collegarsi, ma se lo avessimo potuto fare, in questo momento noi avremmo potuto entrare dentro le guide del museo, dentro le immagini, e questa tecnologia di cui poi parleremo è l'eredità viva di un personaggio che era un grande innovatore. Cioè, pensate che in un periodo in cui le epigrafi appunto se le disegnavano e se le mandavano, per vedere l'iscrizione romana sull'arco di Augusto di Susa, Scipione Maffei si fece issare dai soldati dell'esercito sabaudo, era stato anche un ufficiale dell'esercito sabaudo, e per primo riuscì a vedere questa iscrizione che fisicamente nessuno aveva potuto raggiungere. Quindi un sostenitore proprio dell'esperienza sul campo. La strada così aperta avrebbe creato la via per quella rivoluzione che fin dal principio dell'Ottocento avrebbe proprio cambiato tutto l'impianto degli studi dell'antichità, con la nascita di quella Altertumswissenschaft, cioè della scienza dell'antichità. Un approccio del tutto nuovo al sapere del mondo antico, basato non più sui testi dei grandi autori, ma sui documenti vivi, veri, raccolti, studiati per le istituzioni, per la vita quotidiana, per il sapere di un'antichità che prendeva corpo, carne, vita, ad opera
di personaggi come, per esempio, August Burke, il fondatore della sistematica dello studio dell'epigrafia greca e soprattutto l'iniziatore di quel progetto che era stato di Maffei ma orientato all'epigrafia greca, cioè raccogliere in maniera seria, nella maniera più dettagliata possibile per mettere a disposizione degli studiosi, un corpus di tutte le iscrizioni greche. Un progetto che zoppicava nella sua prima definizione, che poi fu cambiato in forza ad opera di altri studiosi, primo fra tutti Ulrich von Villanovis Möllendorf, che è il padre nobile di quel corpus che noi ancora oggi compulsiamo, cioè le Igi, le iscrizioni greche, il corpus di tutte quante le iscrizioni del mondo greco divise per regioni, che venne impostato come una raccolta che doveva essere preceduta da uno studio sistematico sul posto di una squadra sterminata di studiosi che incominciò a viaggiare per la Grecia, per la Turchia, in Italia, facendo disegni, facendo calchi, un'impresa realmente mai finita, perché ancora non abbiamo completato tutti quanti i volumi geografici delle LG, e che ha avuto anche i suoi martiri. Considerate che il personaggio che vi rappresento qui è appunto una sorta di martire dell'epigrafia, Carlo Fritz Müller, che apparteneva a questa scuola di nuovi studiosi della scienza dell'antichità del mondo greco, e che volle a tutti i costi far parte della prima missione germanica che doveva rilevare le iscrizioni del mondo greco, andò a Delfi e per finire di disegnare un'iscrizione si prese un'insolazione e morì a meno di 40 anni ad Atene nel 1840. Da allora, ovviamente, poi la strada dello studio epigrafico è stata collegata anche alla capacità organizzativa e all'impianto analitico di gruppi di studiosi. Mi piace qui ricordare fra tutti i componenti di quella missione italiana a Creta nel XII Peloponneso con Federico Albert e soprattutto con Margherita Guarducci, che portò alla scoperta della grande iscrizione d'ordine che qui vedete in situ, e qui l'immagine più di dettaglio delle colonne, si tratta dell'iscrizione che abbiamo visto in copertina. Le donne sono state una grande risorsa per l'epigrafia, forse perché veniva considerata una scienza ausiliaria della storia antica. Allora abbiamo grandi nomi, la nostra Margherita Guarducci e Lillian Jeffery, una studiosa inglese, che qui vediamo in una immagine legata all'archivio digitale che la ricorda, una studiosa soprattutto della scrittura arcaica, che ha lasciato la più completa ed esaustiva guida. Ma se questa è la strada maestra e la preistoria, se lo studio dell'epigrafista era diventato nel corso del tempo un'esperienza fortemente collegata alla presa diretta, alla presa di conoscenza del testo, della scrittura, di documenti che erano spesso in minuti frammenti, li avete visti scorrere, no? Io vi ho fatto vedere i più belli e i più completi, ma spesso le iscrizioni sono frammentini minuscoli, ridotti in pontiglia dal corso del tempo, se ritrovati negli scavi, o pezzi anche significativi, lo vedremo, ma riutilizzati e quindi totalmente rovinati dalla rifunzionalizzazione successiva. L'esperienza dell'uomo, il corpo dell'iscrizione, erano
fino agli anni 90 l'essenza dello studio di grafico. Poi venne una rivoluzione che sarebbe cominciata da poco, sarebbe diventata una grande trasformazione. La prima storia di cambiamento che vi racconto riguarda l'uso della fotografia digitalizzata, di scansioni laser e di analisi per immagini smaterializzate su una iscrizione greca. Si tratta di una ricerca dovuta, che fece grande scalpore nel 1990 quando fu pubblicato questo articolo dove di Michael Chambers, da Lucci e Spano sono i coautori, che riguardava questo documento di grafico, questa iscrizione, che come vedete è un pezzo di marmo che però è stato utilizzato, lì c'era un incasso che ha distrutto un pezzo di testo, la superficie era rosa, spesso illeggibile, e in quella che è la trascrizione dell'archivio digitale della Hewlett Packard, voi vedete che tutta quanta la parte alla vostra sinistra, il testo è tra parentesi quadre, il che nella codificazione dei disegni che viene utilizzato nel BIP significa che è un testo totalmente inesistente in realtà, è integrato dalla competenza, dalla capacità di fare confronti con altre iscrizioni, da elementi che possono essere considerati colpi di genio dei singoli epigrafisti che hanno studiato questo pezzo nel corso del tempo. Un pezzo molto importante perché è un documento che sanciva l'alleanza di Atene con la città elima siciliana di Segesta, e che dal punto di vista della ricostruzione storica era fondamentale perché in questo punto, vedete, in cui c'è scritto in greco l'arconte era, perché nella parte iniziale delle iscrizioni ateniesi normalmente noi troviamo quello che chiamiamo prescritto, cioè una formula molto articolata e ricorrente, nella quale si dice che è stato il popolo ateniese a votare, si specifica che mese era, cioè si indica la Britannia, si dice chi è stato il proponente dell'iniziativa e soprattutto si indica l'anno, come? Indicando l'arconte eponimo, cioè uno dei magistrati in carica ad Atene, nella carica massima, dava il suo nome all'anno e la catena degli arconti ci dà la sequenza cronologica della storia di Atene. Allora, quello che avevano capito attraverso la visione oculare della pietra generazioni di studiosi era l'ipotesi che questo passaggio, il tizio, il cui nome si leggeva soltanto sicuramente nelle ultime due lettere, on, e, che cioè era arconte, fosse il nome di un arconte, Abram, che aveva prestato il suo incarico nel 458. Questo datava l'imperialismo di Atene verso Occidente, l'espansione della città con intenti aggressivi verso obiettivi di grande portata all'età di Pericle appena iniziata, e dava un'idea della politica ateniese di un certo tipo. La iniziativa di Gallucci, Spanos e Gallucci e Spanos voleva in realtà applicare un tipo di analisi che è quella che si utilizza per le foto che la NASA aveva utilizzato per le foto della Luna, cioè delle foto che ad occhio nudo sembrano troppo scure per essere lette, ma che danno la opportunità a una
scansione di basso profilo, di essere, come dire, volgarmente sgranate e quindi alleggerite di colore, e nella loro digitalizzazione i segmenti di immagine diventano dei pixel, e in pratica si fa quello che oggi si fa con la rielaborazione digitale dell'immagine per far scomparire o comparire le rughe delle signore. La immagine era stata fotografata e nelle parti con, diciamo, una bassa risoluzione, e la digitalizzazione di questa fotografia aveva portato innanzitutto alla possibilità di far emergere immagini di, della superficie che ad occhio nudo non si vedevano, proprio con questa tecnica dell'emersione dei pixel. E poi, per esempio, immettendo il colore, vedete che si intravedono degli elementi, questo mi, questo è un fi, la linea che attraversa l'occhiello. Addirittura utilizzarono il laser per fotografare dall'interno la pietra, perché la pietra, quando viene colpita dallo scalpellino, chiaramente viene danneggiata sulla superficie, ma anche i cristalli all'interno ricevono il corpo e ne tengono memoria. Quindi con una scansione laser da dietro, dal lato, queste immagini potevano dar luogo alla conferma della presenza di lettere battute, e qui l'immagine del film che abbiamo visto prima ricompare. Che cosa significa questo? Che Chambers, Lucci e Spanos poterono dimostrare che quel Habron, che per tradizione di studi si riteneva l'arconte che datava l'epigrafe al 458-57, in realtà era antifon, per questo insistevo sul T, e era un arconte di 40 anni dopo, del 418-17, cambiando completamente, perché quella era una data praticamente alla vigilia della spedizione, la grande spedizione ateniese in Sicilia, e disegnando in maniera totalmente diversa il quadro storico della proiezione in Occidente di te. Non che questo sia servito a far cambiare idea agli storici, perché poi le epigrafie ateniesi venivano eventualmente poi riapprovate, quindi chi era convinto che la politica ateniese fosse molto arcaica disse che si trattava di una di un rinnovo e non cambiò minimamente idea. Tuttavia era entrata dalla porta principale una tecnologia, quella digitale, che avrebbe sicuramente trasformato. Il problema erano chiaramente le risorse per fare questo tipo di indagini sulle pietre, in questo caso una pietra conservata al Museo Archeologico di Atene. La molto più modestamente, studiosi come me, studiosi che non avevano alla loro portata la corazzata delle indagini dell'Istituto Packard e dell'Università di California, la digitalizzazione in quegli anni, siamo appunto poco dopo il 1990, la realizzava in un'altra maniera. E qui vedete uno studio di Mario Lombardo, pubblicato un articolo nel quale anch'io sono coautrice, nel quale si riusciva, grazie alla pratica tradizionale del disegno di un pezzo archeologico frammentario, ma grazie alla proiezione digitale delle dimensioni per ricostruire il corpo e al potenziamento con la tecnologia digitale delle tracce di pittura che sul labbro
di questo schifo, di questa grande coppa per i libagioni si intravedevano, portava alla possibilità di ricostruire intanto la fisionomia di un oggetto molto particolare, che era un grande vaso per i libagioni pubblico, che era pertinente a un coppiere, coppiere ufficiale delle libagioni religiose della città di Metaponto nell'Italia meridionale. Quindi la proiezione negli spazi disponibili e il potenziamento visivo delle lettere a disposizione consentivano di costruire un'iscrizione completa di senso compiuto e di dare anche forma a un vaso molto bello, sovradipinto, quindi di un rilievo particolare. La ulteriore sequenza ci porta alla possibilità di ricostruire il corpo intero di grandi iscrizioni come questa. Questo è un monumento dell'epigrafia coloniale greca, un documento, la cosiddetta legge di Corcira Melaina, che istituisce una fondazione coloniale in Adriatico, dandoci le regole per la ripartizione della terra e i nomi di tutti quanti i 300 uomini assegnatari che facevano parte della colonia. Uno dei documenti più completi e più informativi per un fenomeno centrale nella storia greca, che è la colonizzazione. La iscrizione è stata trovata in più frammenti, in posti diversi, in diverse isole dell'Adriatico, non soltanto nell'isola di Curzola, che è la località in cui era stata fondata la colonia. E questi pezzetti, metterli insieme, se non combacianti, era davvero un'impresa. Quindi la possibilità di ricostruire digitalmente, prima ancora che fisicamente, il corpo dell'iscrizione, le dimensioni complessive, ma poi anche collocare pezzettini come questo, che sta qua, e che è stato possibile in qualche modo collocare soltanto con una scansione digitale, che adesso, lo vedete in questa, che è il frutto di un programma molto più sofisticato che viene utilizzato per le iscrizioni ateniesi, per una particolare iscrizione, l'iscrizione ateniese dell'Ecatompedon, grazie ad alcuni elementi che sono nel corpo fisico dell'iscrizione, cioè l'incolonnamento delle lettere in verticale e in orizzontale, che per l'epigrafista si chiama stoichedon, cioè stile a scacchiera, che dà una misura standard, regolabile, proiettabile sul pezzo delle lettere utilizzate, le strette, le larghe, eccetera, quindi una predittività del corpo che consente di utilizzare i pezzi a disposizione per ritrovare i margini e riassemblare il corpo dell'iscrizione. Questo è soltanto un pezzettino, vedremo più avanti poi quanto è grande e quanto altro lavoro si è fatto in questo tipo di iscrizione. Se il corpo fisico degli scritti veniva in qualche modo accompagnato alla ricostruzione, molto più contribuì a partire da quegli anni, fra la fine dello scorso millennio e i primi anni 2000, la digitalizzazione dei testi. E qui comincio a farvi vedere un po' di slide dei diversi siti che oggi raccolgono delle iscrizioni di varia origine e di varia natura, a partire da questo archivio elettronico delle iscrizioni greche e latine europeo della Federazione Internazionale di Banca Epigrafica, che è un grandissimo progetto che raccoglie gli istituti di epigrafia, gli studiosi di epigrafia di tutta Europa, per creare il più possibile la comunicazione dei testi, delle immagini, delle esperienze di ricerca. Quindi
per esempio la messa in comune di interi database di gruppi di iscrizioni di una data origine. Questa è la pagina iniziale con le possibilità di interrogazione del database delle iscrizioni di Roma, latine e greche. Altri archivi, questo per esempio quello prodotto dall'Università di Bari sulle iscrizioni cristiane di Roma. Quindi ciascuno contribuisce anche con progetti di ricerca che sono attinenti alle proprie peculiarità. Ma il dato importante è che quello che si sta creando è una rete complessivamente vastissima di testi, di immagini, che consentono agli studiosi di non dover necessariamente recarsi nei singoli musei a vedere la pietra. È sempre un fatto importante la conspezione del pezzo, ma ormai il tipo di informazioni che si riescono ad avere digitalmente non sono più soltanto le misure, le linee di frattura, i disegni, che era quello che ti dava un corpus classico, è l'iscrizione in tutte le sue caratteristiche, con dei sistemi, qui vedete il programma Axon dell'Università Ca' Foscari di Venezia, curato dalla collega Benetti e dalla collega Stefania De Vito, per la raccolta di iscrizioni storiche greche. Un'immagine che avete visto quella della Riballo Stipirias che vi ho fatto vedere prima, con una possibilità informativa portata di tutti quanti per consentire agli studiosi, scheda per scheda, di poter acquisire le informazioni essenziali per uno studio storico. Ma anche, e questo è il nuovo che avanza dietro l'esperienza in qualche modo tradizionale degli archivi e degli archivi, la creazione di una nuova modalità. Questo prodotto di Europeana, che è uno dei progetti legati appunto a IGOL, alla Confederazione di Studi Epigrafici in Europa, è la creazione di una app mobile per l'accesso al database delle iscrizioni, che può essere scaricata in tutti i device e con diversi sistemi, ma ancora la possibilità di raccontare l'esperienza di ricerca, ma anche l'esperienza di visione dell'iscrizione, con lo storytelling, che è questa nuova frontiera della condivisione, ma più l'accesso alla informazione scientifica, alla scheda epigrafica che abbiamo visto prima, ma è l'esperienza del rapporto con l'antichità. E addirittura la creazione di musei virtuali, esposizioni virtuali in 3D. Con una nuova idea di socializzazione del sapere, come quella collegata alla creazione di questo IDEA, cioè questa associazione di studiosi che a diverso livello condividono il loro interesse per l'epigrafia. Vorrei dire che se poi qualcuno di voi, ci saranno moltissime schermate, andiamo adesso veloce perché è passato un po' di tempo, ma se siete interessati a recuperare questi indirizzi, questi accessi, nel PowerPoint che poi lascerò, c'è l'indicazione di HTTP. Ovviamente c'è la dimensione dell'informazione aggiornata che è importante, quindi per esempio gli archivi delle missioni di scavo hanno una specifica disponibilità di mettere, aggiornare le scoperte epigrafiche, come in questo caso per esempio le iscrizioni della Cirenaica greca di scavi italiani, e con i dati topografici, ma
anche le immagini delle iscrizioni, i disegni e la possibilità che si connette per esempio all'attività di altri gruppi di ricerca, come quello citato prima di Venezia, di mettere in comune i calchi, contribuendo così, perdonate un attimo, vado avanti alla creazione di sistemi di fotografia digitale nei quali si ricreano copie in 3D per la conservazione di iscrizioni. Iscrizioni importanti come per esempio la stella di Rosetta, la famosa iscrizione che consentì di decifrare i testi egizi e che si sta stellarizzando in 3D ad opera di questo progetto dell'Università della Florida, che si occupa anche della digitalizzazione di intere collezioni, come questa, che è la collezione epigrafica dell'Università della California. Si tratta di progetti importantissimi che non esisterebbero se non ci fosse quella grande curiosità, quella grande solidarietà che oggi fa partecipare a questi progetti a titolo praticamente gratuito una gran quantità di team di ricerca di università italiane, francesi, tedesche. E da questo punto di vista la utilità di questa nuova dimensione digitale ci serve non soltanto per costruire database di grafici come questo di Heidelberg, che è il più completo in questo momento, che riguarda le istruzioni latine di lingui, le greco latine, per le quali si possono visualizzare le foto, cliccando su ciascuna foto, avere le informazioni essenziali della scheda grafica, i dati di disegno, le foto di dettaglio, cioè tutto quello che serve per uno studio, ma anche di un database di iscrizioni false. Perché le iscrizioni false? Le iscrizioni false sono comunque un documento storico che ci racconta vicende, posso dire per esperienza, le vicende antiche o recenti di falsi che danno una dimensione non soltanto della conoscenza dell'antico nell'epoca in cui sono state create, ma la volontà di riflessione. Io per esempio mi sono trovata a studiare dei falsi, falsissimi, del Museo Archeologico di Palermo, che erano stati creati da un contadino quasi analfabeta di Taormina e spacciati per autentici dall'allora ispettore archeologo, perché in qualche modo davano un'immagine della antichità della Sicilia prima dell'arrivo dei Greci che somigliava alle modalità funerarie in uso fra gli italici della Toscana, dell'Italia centrale. Siccome si era al tempo dell'Unità d'Italia, per 10 anni questi pezzi terrificanti per fortezza e falsissimi vennero considerati degli esempi di come il sostrato più antico degli italiani fosse uno. Allora, andiamo avanti. La digitalizzazione poi tra l'altro consente anche l'accesso ad archivi epigrafici che per la loro fragilità non possono essere messi a disposizione degli studiosi. Per esempio, questo è l'archivio digitale delle tavolette di maledizione della Britannia romana. Ora, l'avete visto prima un tipo di voodoo antico, no? Quello che proviene da Atene. In genere questi oggetti sono fatti di piombo e sono piccolissime lamette che venivano arrotolate, piegate, deformate. Il piombo si sfalda, non può essere facilmente maneggiato, neanche dopo che è stato aperto. E quindi la possibilità di accedere digitalmente consente agli studiosi di studiare laddove l'accesso materiale danneggerebbe il pezzo. O, come nel caso delle tavolette di Mindolanda, un intero archivio di lettere scritte dai soldati romani
tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo d.C., su striscioline di legno, erano le lettere che mandavano di sughero, di materiale che sì, era esistente, ma che normalmente noi perdiamo, e che soltanto per determinate condizioni nelle torbe delle regioni vicino al Vallo Adriano si sono potute conservare. Ebbene, soltanto la digitalizzazione di questi oggetti, che mette a disposizione l'immagine, la grafia, può consentire di studiare, perché sono veramente fragilissime. Quindi il mondo digitale, ma il mondo digitale soprattutto per le iscrizioni greche, ha rappresentato una svolta con l'immissione in un supporto digitale della gran parte dei nostri corpora, cioè di quelle collezioni cartacee faticosamente acquisite, faticosamente create dagli studiosi dell'Albert Wissenschaft, cioè di quella scienza dell'antichità ottocentesca. E il grande progetto della Pacta Humanitis è un repertorio, vi dicevo, 178.000 passa iscrizioni, nelle quali si può entrare, scegliere le regioni, quindi a un criterio regionale come quello delle iscrizioni grece che vi dicevo prima, e all'interno della regione scegliere fra i repertori più importanti. Qui siamo per esempio in Attica e se vogliamo possiamo scegliere il Gino, possiamo anche vedere le iscrizioni della Agora di Atene, eccetera. E poi l'iscrizione in sé, qui siamo al pezzo dopo quello di IG 1.3.11 che abbiamo visto prima in pietra e in forma digitale, è il trattato degli Ateniesi con gli Elimi di Alice, è la digitalizzazione comprende chiaramente un testo formalizzato, ma nel quale ci sono anche le informazioni delle lacune, no? Delle battute, per esempio, che mancano, qui ci sono circa 9, delle lettere incerte, che sono generalmente indicate con i puntini, delle integrazioni, che sono queste più o meno certe, nel punto interrogativo, nelle parentesi quadre. Questo è un codice che è utilizzato dagli epigrafisti e che è stato, qui adesso sbarchiamo nella novità del 2022, perché fino al 2019 si era tentato di entrare con dei progetti di intelligenza artificiale, di costruzione dentro la chiave ricostruttiva delle bibliografie antiche, proprio servendosi di questo sterminato archivio digitalizzato. Con l'avvento dal 2022 delle intelligenze artificiali neuronali, cioè di procedure di ricerca su database di grande rilevanza che seguono il percorso dell'intelligenza umana, che quindi immagazzinano e cercano sulla base di richieste precise, avendo la capacità di mettere insieme elementi, quindi con una capacità creativa. Il prodotto di questa tecnologia su quella base dati della Hewlett Packard che vi ho fatto vedere, con in più altri archivi di informazioni che possono essere dati dalla tradizionale raccolta dei nomi che noi conosciamo dal mondo greco, le indicazioni che riguardano le grafie nel corso del tempo, hanno consentito di creare l'ipotesi di questo progetto che si chiama Ithaca, che è stato recentemente pubblicato su riviste scientifiche da un grande numero di autori che vedete, Asael e Tali, tra i quali ci sono anche dei epigrafisti di tempo, come Jonathan Prague, ed è stato pubblicato su Nature per l'informazione più ampia, con
come uno di quei prodotti che possono davvero cambiare la realizzazione di quelle tre importanti funzioni a cui deve assolvere l'epigrafista quando studia un pezzo. Riconoscere il testo, e quindi poterlo trascrivere, riconoscere la provenienza, dare una datazione. Sulla base della creazione di, diciamo, stringhe di conoscenze che si basano su tutte le lettere, tutte le parole, tutti i segni diacritici di quell'archivio informatico sterminato della Hewlett Packard che abbiamo visto, il sistema Ithaca dà questo tipo di risposte, con indicazioni che riguardano le possibilità di provenienza geografica, la possibilità di datazione, su cui adesso torniamo, e soprattutto la possibilità di riempire quei vacat nelle iscrizioni con non tanto una risposta definitiva, ma perché in realtà questo è quello che fa l'epigrafista, e Ithaca ragiona come un epigrafista. L'epigrafista fa delle ipotesi su quello che manca su una pietra sulla base di quello che lui conosce. Lui ha studiato tante epigrafi e sa che normalmente all'inizio delle iscrizioni ateniesi c'è il prescritto, che il prescritto ha una formula definitiva, quindi se per esempio io devo integrare le prime righe di un'iscrizione che viene da te, più o meno ci sarà quello. Ma la memoria dell'epigrafista è una memoria umana, la memoria di Ithaca è la memoria dell'intelligenza artificiale, e il database di Ithaca è il database delle 178.000 e passa iscrizioni. Quindi la risposta è molto più attendibile, e tuttavia non c'è una risposta, c'è una gamma di probabilità che vengono presentate alla macchina, per cui in realtà Ithaca non è pensato per sostituire l'epigrafista, ma per affiancarlo, perché fa quello che nessun epigrafista potrebbe fare, cioè dire quante probabilità ci sono che una versione sia giusta o sbagliata, e sulla base di quello, ma anche sulla base del contatto, la conoscenza della pietra, l'esperienza del caso storico in questione, se lo conosce, l'epigrafista formula la sua ipotesi definitiva. E infatti in questa collaborazione fra programma e studioso, i test di riuscita che sono stati studiati dagli studiosi americani passano dal 65-67% di Ithaca solo al 72-75% di Ithaca che collabora con l'epigrafista. E siccome l'intelligenza artificiale impara e collabora con l'uomo, possiamo aspettarci delle grandi cose, almeno per quanto riguarda degli archivi, come dire, abbastanza regolari e abbastanza prevedibili per certi aspetti, come i grandi archivi di una città di grassomani qual era Atene, l'Atene dell'età classica. E qui ritorniamo a vedere quell'iscrizione che abbiamo visto, di cui abbiamo visto quest'angolino qui poco fa, la grande iscrizione del Catompedon, che è stata utilizzata soltanto per la ricostruzione fisica della lastra come era possibile in passato, ma anche per questa ricostruzione predittiva della composizione del testo organizzato graficamente nello stoichedon, cioè nella modalità di scrittura scacchiera, e quindi un completamento totale della parte mancante di scritto. Dovremmo accontentarci di non avere più corpo, di studiare epigrafi senza materia? Allora, vorrei finire con un'esperienza invece di carne e sangue che viene dal mio Salento e che viene dagli studi che sono stati iniziati da Cosimo Pagliara, compianto collega e maestro dell'Università di Lecce, che dal 1983 scoprì in questo
posto del Basso Salento, vedete, è Rota, il punto più vicino alla costa albanese della Puglia meridionale. Un straordinario sistema in cui delle emergenze archeologiche visibili medievali, questa è una torre aragonese circa del 1500, un villaggio, un piccolo insediamento ellenistico, e ancora dietro quella che doveva essere una sorta di Troia della Italia dell'età del bronzo, con delle porte scee intorno alle quali si combatté una terribile guerra di cui abbiamo ritrovato testimonianze commoventi, un centro attrattivo per le genti e gene nell'età del bronzo, e una realtà stranissima di grotte, un sistema carsico. Vi faccio vedere un po' di bellissime immagini di questo tratto di costa, che non era così in antico. In antico la linea di costa era molto più avanti, e addirittura questa era una zona paludosa dell'interno, quindi gli accessi non erano così immediatamente sul mare. E in questo territorio si aprivano queste che adesso sono delle cavità a cielo aperto, ma che erano in realtà appunto delle grotte interne a cui si accedeva sempre dal mare. Adesso è impossibile perché gli accessi sono allagati, ma che invece erano asciutti con un livello del mare più basso, vi si poteva entrare attraverso questi stretti corridoi che di per sé stesso costituivano anche un percorso iniziatico per far entrare in luoghi chiusi, totalmente bui, in cui si aprivano sorgenti d'acqua. Il nome di questa grotta è Poesia, che in greco, cioè il greco parlato nel Salento, significa dove si può bere. Poesia è così in greco, bere. E queste realtà di grotta, che ormai sono totalmente stravolte perché sono crollate le parti superiori sia della grotta grande che di quella piccola, nella indagine di primo acchitto di Cosimo Pagliera rivelarono una cosa straordinaria, cioè una superficie di circa 600 metri quadri completamente ricoperta di segni di scrittura o semplicemente grafica. Vedete per esempio questa bitenne, che appartiene a un livello di frequentazione che è quella del bronzo e si associa a soggetti collegati con il mondo egeo cretese, in cui la bitenne è un simbolo di potere, un simbolo di regalità ma anche di divinità, e poi iscrizioni di lingua messapica, che è la lingua locale parlata e scritta dalle genti che abitavano la Puglia meridionale, iscrizioni greche poche e iscrizioni latine che arrivano fino alla tarda antichità, che si collegano alla pratica del voto che veniva fatto a una divinità, un tutor antreus, il signore della grotta, il messapico Tautor Andiramos, che viene nominato in queste iscrizioni e al quale vengono destinati vino, delle offerte di vario genere, in certi casi anche più tardi, questo è il mondo romano, in associazione alla possibilità di attraversare il mare con buona sorte. La particolarità di queste iscrizioni è che sono tutte una sull'altra, sovrapposte volontariamente su appunto 600 metri quadri che si sviluppano su pareti che adesso sono di 6 metri, ma una volta erano 8 metri. Come si fa a studiare tutto questo? Abbiamo provato con un progetto di ricerca che aveva costruito questa specie di castellone per poter prendere delle misure, per la ricostruzione virtuale dell'ambiente, una
scansione dell'asparagografico, che però si era in questa fase fermata alla, ai grafemi non che propriamente scrittori, e fino a poco tempo fa si riusciva a fare soltanto andando lì, rilevando, facendo le fotografie come queste che sono del lavoro di Cosimo Bagliare, vedete? Volume, solito, eccetera. Grazie alla fotografia digitale e soprattutto alla restituzione aumentata della fotografia digitale, oggi possiamo affrontare in maniera diversa lo studio. Vedete qui l'elaborazione grafica permette di far risaltare gli elementi di una serie di iscrizioni di varie epoche, lo vediamo dalle lettere, ma in cui per esempio spicca questa, che è una iscrizione messapica, Dezoma, eccetera, si riconosce soprattutto perché il nome Dazios Dezoma è un elemento caratteristico, che noi il messapico non l'abbiamo ancora decifrato. Ne leggiamo alcuni pezzi, ma decifrato pienamente non è. E ancora, vedete, la, chiaro, non è più la restituzione fotografica pure semplice, è l'elaborazione che permette di far emergere alcuni elementi che né l'occhio umano né la possibile circospezione, perché io vorrei tanto che ci fosse trovato l'esercito sabaudo a sollevarmi fino a 8 metri per vedere l'iscrizione, ma non me le vanno. E soprattutto i conteggi che avete visto prima si sono rovinati nel corso del tempo. E quindi iscrizioni greche, iscrizioni latine, iscrizioni che si intersecano e che si connettono in un rituale che ancora non conosciamo fino in fondo, nel quale proprio la scrittura era un modo di comunicare con il mondo. Iscrizioni che nella loro materialità ci danno ancora il senso di uno studio che potrà essere supportato dalla tecnologia in maniera grandiosa, ma che ci chiede, io dico ancora, un'esperienza.